Grande fratello Moni alla Ferrara ci ripensa e lascia Josh dopo la lite con Varrese e Parpiglia. E adesso veniamo a parlarvi di questa vicenda veramente molto intrigata che riguarda Massimiliano Varrese da una parte e Josh Rossetti e Moni alla Ferrara. Diciamo che a questo punto abbiamo tutti gli elementi per potervi raccontare la storia come è andata in quanto ci sono i racconti dei diretti interessati a questo punto. Il tutto sarebbe iniziato in fase di svolgimento del Grande Fratello della festa finito il programma. Massimiliano Varrese si sarebbe avvicinato a Moni alla Ferrara e Josh, con fare provocatorio secondo Moni e Josh, dicendo bravi 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 secondo Stefano Miele che confermerebbe quindi la tesi. Da lì sarebbe partito tutto. Monia si sarebbe contrariata, Josh Rossetti sarebbe andato addirittura su mille furie dando calci e pugni alla macchina dentro cui c'era Massimiliano, auto poi portata via, con la sicurezza e Federico Massaro che tentava di placarlo. Successivamente Josh Rossetti è stato intervistato a Turchesando dove ha pronunciato frasi irripetibili, per questo non prossimo mostrarvi il video, contro Gabriele Parpiglia, l'autore ha comunque fatto chiaramente intendere che lo querela. Massimiliano Varrese ha successivamente fatto un post dove di fatto manifestava solamente la sua volontà di tornare alla vita normale. Non parlando proprio di quanto era accaduto alla festa con Josh, ossia ha detto che ci sono domande che non riceveranno mai risposta e ci sono risposte che arriveranno senza alcuna domanda. Io intanto imparo il silenzio dell'attesa, la verità ne vale, io comando e credo, la verità ne vale. Primo vero giorno di normalità oggi. Nel silenzio di questi giorni osservo con discrezione e grande distacco. Grazie di cuore a chi ha saputo vedere, a chi sta iniziando a capire e alla marea di abbracci ricevuti oggi, per le vie di Roma, con forza e solidarietà. Confido e credo. La verità ne vale. Successivamente è intervenuta nuovamente Moni alla Ferrara con questo messaggio che per come lo leggiamo noi è un addio a Josh Rossetti. A voi l'interpretazione, diciamo questo il testo. Cari amici, voglio prendere un momento per riflettere e condividere con voi alcuni pensieri. Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente. Mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso. Sinceramente per non essere stata l'esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne. Tuttavia, essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente. Ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente. Avete ragione, nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia. Forse nemmeno io ero consapevole di quanto questa avventura nel Grande Fratello mi avrebbe esposta al mondo dei social e alla vita delle persone. Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti. Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione, grazie perché anche le critiche che mi avete rivolto sono sempre state costruttive e mai distruttive ed io in questo senso ho voluto coglierle, per ricostruire. Ripartendo da me e dalle mie figlie. Con amore Monia.